Perfetto, dovremmo. Si dovrebbe vedere adesso. Comunque, prof, io nel frattempo, visto che aspettiamo ancora qualche minuto, volevo chiederle, perché io ho studiato per un periodo all'Università Nazionale della Colombia, e quindi Io sono visto stato che. professore di 3 anni. Lo so, lo so. Infatti, mi aveva parlato di lei sia Diego Guevara che. Guillermo García Isaza, e volevo Ah, sapere ok. se aveva delle notizie da loro, se sapeva dirmi un po' come stavano. Loro stanno bene. Io adesso Diego è un paio di mesi che non lo sento. Comunque sta bene. Poi non so se hai conosciuto anche Francesco Bogliacino, Ah, sì. anche Francesco, tutto a che invece ho sentito più recentemente e lui mi ha detto che stanno tutti bene, meno male, perché comunque sia sta colpendo abbastanza anche il Covid e soprattutto fare i lockdown in Colombia, come puoi ben immaginare, essendoci stato, è assai più difficile, con Sì, stato male. l'informalità e così via, no? Però sì, tutto a posto, tutto a posto. E tu quando sei stato a Bogotà? Beh, no, un po' di tempo fa, insomma, almeno 2 anni fa, quindi Ah, beh, era sì, comunque un altro sì. Ecco, e ti è piaciuto? contesto. Beh, sì, molto, è una realtà molto interessante. Sì, davvero. A me manca un pochino. Un secondo solo? Vabbè, allora cominciamo. Va bene. Poi io ho fatto 3 anni lì a Bogotà e 3 a Quito in Ecuador. È anche lì che mi sono un po' latinoamericanizzato, strutturalistizzato, non so come si dica. Va bene. Allora, beh, buonasera a tutti e tutte e benvenute a il terzo incontro del ciclo di seminari sulle scuole del pensiero economico organizzato da Rethinking Economics Pisa e do il benvenuto anche al professor Missaglia che è docente di economia internazionale all'Università di Pavia, che ringrazio di essere qui con noi oggi. Oggi, dopo un primo incontro di introduzione al pluralismo e un altro sulla scuola post-keynesiana, affronteremo il filone di pensiero strutturalista latinoamericano. Prima di passare la parola al professore, vorrei introdurre un po' questa corrente di pensiero e anche spiegare per quale motivo abbiamo ritenuto necessario dedicare un incontro a questa scuola, che di solito è abbastanza trascurata anche nei pochi corsi eterodossi che sono presenti nei nostri curricula accademici. Tendenzialmente, sia in Italia, ma anche questa è una tendenza comune all'Accademia europea o comunque dei paesi più sviluppati. Beh, lo strutturalismo si sviluppa durante la seconda metà del secolo scorso. In Sud America e nasce dalla convinzione di alcuni pensatori che la teoria dominante non fosse in grado di cogliere le peculiarità del contesto periferico. L'importanza che venne data alle caratteristiche strutturali di questi sistemi economici nel determinare diverse dinamiche ha calcato l'importanza della specificità di ogni contesto. Un altro aspetto molto importante, secondo noi, di questo filone di pensiero è l'approccio metodologico multidisciplinare. Infatti, nell'analisi economica strutturalista non si discute mai solamente in termini economici, ma si coglie una dimensione più ampia. C'è una commissione dei saperi che coinvolge anche la storia e altre scienze sociali. E il ruolo delle istituzioni, dei rapporti di potere è sempre molto centrale nella loro analisi. Ecco, secondo noi,
sia la consapevolezza della specificità di ogni contesto, dovuta a questa sorta di decolonizzazione del sapere economico anche, e questo approccio metodologico di fatto pluralista, sono degli elementi fondamentali per lo sviluppo di un'analisi che sia in grado di spiegare qualcosa della realtà in cui è inserita. Per questo motivo troviamo rilevante riprendere questo filone di pensiero e approfondirlo, anche dal nostro contesto, seppur geograficamente distante. E vorrei ricordare che è possibile fare delle domande nella sezione dei commenti, che poi alla fine della presentazione del professore leggeremo, e poi non rubo altro tempo e lascio parola al prof. Missaglia, che ringrazio ancora di essere qui. Grazie e buonasera a tutte e tutti. Ringrazio molto Niccolò, ringrazio in generale Rethinking Economics Pisa, che ha messo in piedi questa iniziativa molto intelligente, a mio giudizio, e necessaria. E anche, permettetemi di dirlo, poi dopo entro nel merito di quello che devo raccontare, diciamo così. Non solo intelligente e necessaria, ma anche, come dire, un'iniziativa che lascia un segno di speranza, no? Nel senso che l'economia politica è una disciplina che negli ultimi decenni oramai ha sofferto, diciamo così, di un monolitismo di pensiero impressionante, una fra le scienze sociali che ha più cancellato il dibattito. Quindi, in cui si è affermata un'egemonia, per utilizzare una categoria gramsciana, un'egemonia impressionante del pensiero neoclassico. Quindi che vi siano questi spazi, queste iniziative e che vengano promosse dagli studenti è per me motivo di soddisfazione e di speranza. Quindi il ringraziamento che faccio non è formale, è sostanziale. Detto questo, entriamo nel merito della chiacchierata di oggi. Parliamo di strutturalismo e, come vedete dalle slide, o come vedrete dalle slide, non so se sono già proiettate, magari cominciamo a proiettarle. Io ho 5 o 6 slide, non preoccupatevi. E le ho intitolate strutturalismo e neostrutturalismo. L'idea essendo quella di raccontare una cosa importante, cioè lo strutturalismo che si è storico che si è sviluppato in America Latina, come vi dirò fra poco, negli anni 50-60, ha avuto un seguito. C'è oggi un neostrutturalismo, così lo si definisce, che si è sviluppato sostanzialmente a partire dagli anni 90, ancora una volta in America Latina, ma non esclusivamente in America Latina, si è un pochino allargato, e questo è importante. Di qui il titolo, strutturalismo e neostrutturalismo. Bene, devo chiedere a Nicolò di, grazie, di muovere lui le slide, perché abbiamo avuto dei problemini, ma vabbè, molto gentilmente Nicolò fa questo favore. Allora, cominciamo a dire chi e dove si è sviluppato lo strutturalismo e chi sono gli autori di riferimento. Poi dopo diremo cosa hanno detto e come le loro idee si inseriscono nel dibattito, per l'appunto. Dunque, lo strutturalismo si sviluppa certamente in America Latina, negli anni 50 e negli anni 60, quelli sono i due decenni gloriosi, fatemeli definire così, del pensiero strutturalista. E gli autori di riferimento, perché è importante avere anche qualche nome in testa quando ci si riferisce alle scuole di pensiero, sono tanti. Io qui ne ho selezionati alcuni che, a mio giudizio, sono i più importanti, i più rilevanti. Il più rilevante di tutti, un po' diciamo così, quello che è diventato un riferimento per molti, è senza dubbio Raoul Prebisch. Raoul Prebisch, economista argentino, il quale ebbe una carriera anche molto istituzionale. Raoul Prebisch fu banchiere centrale in Argentina. Oltre a ciò, poi diventò una figura intellettuale fondamentale della
Sepal o Sepalc, il nome corretto sarebbe Sepalc, che vuol dire Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi. Di solito ci si dimentica spesso dei Caraibi e si dice Sepal e basta, no? E la Commissione Economica, la Sepalc, ebbe in quegli anni un ruolo fondamentale e che andò ben al di là della missione istituzionale. Qual era la missione istituzionale? Voi sapete che le Nazioni Unite, nei loro affari economici, mettiamola così, si sono organizzate per commissioni continentali, commissione economica per l'Europa, commissione economica per l'Africa, per l'Asia, per l'America Latina, per l'appunto. E tra queste commissioni economiche, senza dubbio, quella per l'America Latina ebbe in quegli anni un ruolo intellettuale importantissimo, un ruolo guida, ok? In fondo è lì che si sviluppò lo strutturalismo. Fatto importante perché compito di queste commissioni economiche è in fondo provare ad orientare i decisori politici, i policy maker, ok? Cioè queste commissioni sono senza dubbio un luogo di elaborazione intellettuale come un'accademia, ma innanzitutto sono un ruolo di orientamento politico. Non direi proprio di decisione politica, perché le Nazioni Unite, ahimè, contano quel che contano, ma senza dubbio è la loro missione fondamentale quella di orientare i decisori politici. Che lo strutturalismo dunque si sviluppi lì dentro già ci dice qualcosa, ci dice che preoccupazione fondamentale degli strutturalisti era parlare del mondo. La loro non era innanzitutto, lo dirò meglio fra poco, una preoccupazione teorica. Infatti, si fa una. Quello che molto giustamente diceva Nicolò introducendo questa chiacchierata, cioè spesso ci si dimentica dello strutturalismo. E ha perfettamente ragione. Il pensiero eterodosso, ci sono i marxisti, i post-keynesiani, gli istituzionalisti, eccetera, eccetera, eccetera. Spesso ci si dimentica degli strutturalisti. Quel che sto cercando di dirvi è che un po' si spiega questa dimenticanza col fatto che gli strutturalisti stessi non ambivano a sviluppare una teoria alternativa, ambivano innanzitutto a risolvere i problemi del mondo e innanzitutto i problemi dell'America Latina, ok? E per questo attingevano, lo dirò fra poco, a diversi spezzoni di teoria economica, senza forse svilupparne una propria. Di qui, credo io, è una possibile interpretazione la dimenticanza a cui accennava Niccolò introducendo l'incontro. Bene, tutto ciò è quasi paradigmaticamente illustrato dalla figura appunto di Raoul Prebisch, banchiere centrale, intellettuale di riferimento della Sepalc, poi capo economista dell'UNCTAD, altra importantissima agenzia delle Nazioni Unite. UNCTAD sta per United Nations Conference on Trade and Development, la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo e sul commercio. Prebisch ebbe anche lì un'influenza fondamentale, ok? E l'UNCTAD è l'agenzia delle Nazioni Unite la cui missione, Agenzia sul commercio e lo sviluppo, la cui missione originaria era quella di difendere i cosiddetti G77, cioè il gruppo dei 77, che erano i 77 paesi più poveri del mondo. E l'idea era, quando ci sono le negoziazioni commerciali, allora si facevano nell'ambito del GATT, General Agreement on Trade and Tariff, oggi si fanno nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In ogni caso, l'idea dell'UNCTAD era: questi paesi hanno bisogno di assistenza tecnica, altrimenti se li mangiano quando vanno al tavolo a negoziare con le grandi potenze. Okay? Bene, anche lì, anche nell'UNCTAD, Prebisch ebbe una influenza fondamentale. Quindi il messaggio che sto cercando di darvi è la preoccupazione politica, la preoccupazione concreta, diciamo. Il dibattito teorico non fine a se stesso, ma molto orientato all'agire. Questo è, secondo la mia opinione, un tratto
definitorio dello strutturalismo. Altri autori importanti che vengono spesso citati quando si discute di strutturalismo sono Celso Furtado e Osvaldo Sanker. Okay? Non sto a raccontarvi la biografia di ciascuno, ma avere qualche nome di riferimento è importante. No? E non esito a dire che se dovete concentrarvi su qualcuno in particolare, cominciate da Raoul Prebisch, che è stato probabilmente il più influente fra tutti. Poi ho messo un più, e lì ho messo altri tre nomi. Perché? Perché i nomi che lì sono scritti sono nomi molto gloriosi. Arthur Lewis, premio Nobel per l'economia, poi vi dirò perché. Nicholas Kaldor, di cui forse vi ha parlato Marco Passerella nell'incontro precedente, Nicholas Kaldor considerato uno dei padri fondatori dell'economia post-keynesiana, insieme a Michael Kalecki. Kalecki non solo importante autore post-keynesiano, ma per molti aspetti più keynesiano di Keynes. Voi sapete che il famoso moltiplicatore di Keynes non l'ha inventato Keynes, l'ha inventato Kalecki 3 anni prima, nel 1933, solo che Kalecki scriveva in polacco e non ebbe, diciamo, fin da subito la fama di Keynes. Bene, perché ho messo questi tre nomi? Perché dal punto di vista dell'influenza intellettuale, diciamo così, Lewis, Kaldor e Kalecki, a differenza di Prebisch, Furtado, Sanker, erano accademici in senso stretto, ok? E non facevano parte di commissioni delle Nazioni Unite. Poi Kaldor fece anche lui tanta politica, però erano sicuramente figure più strettamente e tradizionalmente accademiche, ma sono le figure che hanno costituito senza dubbio il riferimento intellettuale di fondo per gli strutturalisti. Non cito, avrei potuto mettere 7 e 8 in questa slide, e avrei dovuto mettere fra i riferimenti intellettuali di fondo Karl Marx e John Maynard Keynes. Non li ho messi perché ne parlo un po' dopo e perché, vabbè, lì siamo nella stratosfera, non so come dire, mi interessava qui evidenziare il legame più diretto, Lewis, Kaldor e Kalecki, per ragioni che saranno più chiare tra poco, sono senza dubbio l'influenza intellettuale più diretta su questi intellettuali politici, li chiamerei così, che erano gli strutturalisti. Se possiamo passare alla slide successiva, grazie Nicolò, ecco. Qui, prima di entrare nel merito, che cosa dicevano gli strutturalisti, fin da subito dico, attenzione che poi c'è stato anche il neostrutturalismo, no? Di solito lo si data agli anni 90 e il neostrutturalismo fu la risposta al cosiddetto Washington Consensus degli anni 80. Che dico rapidamente, magari lo sapete già che cos'è il Washington Consensus, anzi io non ho nessun problema se mi interrompete e mi dite dai vai avanti che queste cose qua le sappiamo già. Io ve le dico, ma non siate timidi, appunto. Diciamo che il Washington Consensus, che cosa successe negli anni 80? Beh, il mondo cambiò. 1979 in Inghilterra vince le elezioni Margaret Thatcher. 1980 negli Stati Uniti vince le elezioni Ronald Reagan. 1981 in Germania vince le elezioni Helmut Kohl. Cioè, nei tre paesi che hanno letteralmente, e non per modo di dire, le quote di maggioranza nella Banca Mondiale e nel Fondo Monetario Internazionale, cambia completamente l'orientamento politico. È l'inizio, quei tre anni lì, 79, 80, 81, sono l'inizio della epoca neoliberale del Washington Consensus. Epoca che poi evidentemente culmina con il marchio ufficiale che è la caduta del muro di Berlino nel 1989. Quindi quel decennio, senza dubbio, adesso probabilmente chi mi ascolta è molto giovane, e meno male,
Ma quel decennio segnò un cambiamento di orientamento politico nel mondo pazzesco. Pensate che nel 1971, se non sbaglio, l'allora presidente degli Stati Uniti, che era Richard Nixon, disse: siamo tutti keynesiani. Pensate un po', un presidente repubblicano, conservatore, qual era Nixon, quello della guerra del Vietnam, eccetera, ok? Dice: ormai siamo tutti keynesiani, perché l'egemonia, il consenso a quei tempi era keynesiano, quindi diciamo socialdemocratico keynesiano, l'intervento dello Stato nell'economia, le politiche anticicliche e così via. Gli anni Ottanta, appunto, questa gran botta Reagan, Thatcher, Kohl, caduta del muro, eccetera, cambia completamente le cose, no? Le parole d'ordine diventano liberalizzazione, privatizzazione, politiche di austerità, ritiro dello Stato da funzioni che tradizionalmente allo Stato erano attribuite, quindi meno Stato sociale, privatizzazione dei servizi, tutte cose a cui ci siamo molto abituati adesso, perché sono 30-40 anni che viviamo in questo mondo neoliberale, ma prima non era così. Il mondo è cambiato in quel decennio. È tanto importante saperlo, rendersene conto anche, credo io, per capire il dibattito in economia politica, no? Questo cambio di orientamento ebbe anche conseguenze importanti sui paesi più poveri. Non era soltanto la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e così via. Il Washington Consensus è espressione che si usava moltissimo per descrivere i cosiddetti programmi di aggiustamento e stabilizzazione che Banca Mondiale e Fondo Monetario imponevano a quei paesi che si rivolgevano a queste istituzioni per ottenere dei prestiti. In buona sostanza, io ti presto delle risorse se tu liberalizzi, privatizzi, eccetera, 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 le parole d'ordine proprie dell'epoca neoliberale. Ok, questo era il Washington Consensus. Bene, negli anni 90, dentro la CEPAL, nuovamente, notate che qui ho scritto CEPAL e non CEPALC, sbagliandomi, nuovamente negli anni 90, in quella benedetta istituzione, mi verrebbe da dire, si riprende forza il pensiero strutturalista, che si definisce ora neostrutturalismo. Autori di riferimento, due nomi: José Antonio Ocampo, importantissimo economista latinoamericano, e Mario Cimoli. Mario Cimoli è un italo-argentino, okay, che in quegli anni lì erano figure di riferimento. Ancora lo sono vivi entrambi, della CEPAL. Poi esce un libro nel 1983 come immediata reazione alla svolta neoliberale che il mondo stava prendendo. Esce un libro che, quando avrete voglia e tempo, io suggerisco, che si chiama appunto Macroeconomia Strutturalista, Structuralist Macroeconomics, di Lance Taylor. Lance Taylor, statunitense, allora nel 1983 era professore all'MIT, autore incredibilmente prolifico, oggi vivissimo pure lui ancora adesso, anche se vecchietto, ma continua a scrivere moltissimo, e scrisse poi nel 2004 un altro libro che, per chi è interessato agli approfondimenti eterodossi, consiglio molto, che si chiama Reconstructing Macroeconomics, ricostruire la macroeconomia. Okay? Quindi, e Taylor, che allora, l'America Latina, appunto, era non solo professore all'MIT, ma lui fu, prima del golpe, consigliere economico di Salvador Allende in Cile. Okay? E proponeva politiche strutturaliste. Poi che cosa siano le politiche strutturaliste ve lo dico tra poco. Comunque proponeva assolutamente il rifiuto delle liberalizzazioni, privatizzazioni e quant'altro. Okay. E scrive questo libro in cui cerca di mettere i puntini sulle i. Structuralist Macroeconomics è un libro assolutamente di teoria economica. Okay. Lance Taylor è una
eccezionale testa teorica, e cercava, come dire, di fornire dei punti di riferimento teorici ai neostrutturalisti che invece operavano dentro la CEPAL, dentro l'UNCTAD e così via. Ok? E rinasce allora lo strutturalismo non solo in risposta al Washington Consensus e all'emergere della forza del neoliberismo, ma rinasce anche perché in fondo i problemi di sviluppo in America Latina non erano risolti. L'economia latinoamericana negli anni 50 e 60 erano cresciute molto, e tuttavia gli anni 80, sapete che in America Latina gli anni 80 vengono denominati la decada perdida, il decennio buttato via, il decennio perso, ok? Perché c'è un riarretramento impressionante delle condizioni di sviluppo, ok? E quindi nuovamente c'è bisogno di pensiero strutturalista. E qui metto alcuni indicatori, livelli di diseguaglianza che tornano a crescere fortissimamente. Oggi la povertà è molto di meno di 40-50 anni fa, ma oggi 2020, riguarda circa il 30% della popolazione in media in America Latina. Sono pochissimi ad avere accesso alla protezione sociale, pochissimi ad avere accesso al credito formale, bancario e così via. Okay? Soprattutto però, ben al di là di questa lista di sfortune, soprattutto il problema irrisolto dell'America Latina è che fa risorgere lo strutturalismo, è il problema della dipendenza della periferia, uso qui un termine che ha utilizzato Nicolò giustamente all'inizio della chiacchierata, la dipendenza della periferia, cioè dell'America Latina e di altri paesi a reddito medio-basso, dall'esportazione di pochissime materie prime e quindi dalla domanda espressa per queste materie prime dai paesi del centro invece, anche qui utilizzo un gergo proprio dei primi strutturalisti, dividevano il mondo in centro e periferia. Interessante questo, anche questa terminologia, l'idea essendo, guardate che il capitalismo è uno, non è che ci sono i paesi ricchi, i paesi a medio reddito, i paesi poveri, sì ci sono, descrittivamente va benissimo utilizzare queste, ma se vogliamo capire il mondo dobbiamo capire che il mondo è uno, ha un suo centro e ha una sua periferia, ok? Altra espressione che infatti usano molto gli strutturalisti è l'espressione di sistema mondo, ok? Non si vive isolati. Bene, il problema di fondo per gli strutturalisti dell'America Latina era appunto questa dipendenza dall'esportazione di poche materie prime. Se, vi faccio l'esempio dell'Ecuador, dove ho avuto la fortuna di vivere e lavorare, l'Ecuador esporta fondamentalmente petrolio e fiori. Ogni volta che c'è uno shock sul prezzo mondiale di queste due merci, vi assicuro, perché l'ho visto con i miei occhi, ma lo potete immaginare, la botta per la grande maggioranza della popolazione è impressionante. Cioè gli strutturalisti sono preoccupati di questo. Siamo esposti ai venti. Basta che crolli il prezzo di uno o due merci, che costituiscono per noi il 90% delle esportazioni, e c'è un abbassamento del tenore di vita medio impressionante. Okay? Siamo paesi che prendono sberle, e siamo paesi che prendono sberle perché abbiamo questa struttura debolissima, poche materie prime esportate, e una debolezza di fondo del settore manufatturiero. Okay. L'Ecuador, prima di esportare il terzo articolo di esportazione dell'Ecuador sono le banane. Okay. Voi capite che se avete una struttura produttiva fatta di fiori e di banane, e questo è un problema, perché
se io facessi un referendum tra chi sta ascoltando, dicessi, che fate voi se cresce il vostro reddito del 10%? E diciamo, ah, io mi compro il telefonino nuovo, io mi compro, vado a fare un viaggio, io, nessuno di voi mi dice compro più fiori e compro più banane. Questo per gli strutturalisti era il problema dell'America Latina, che era specializzata e ancora oggi in larga misura è specializzata nella produzione di merci, si dice con una scarsissima elasticità della domanda rispetto al reddito, cioè appunto quando il reddito del mondo cresce, l'extra reddito non viene di certo impiegato per domandare più banane o più fiori. E quindi la periferia resta esclusa a causa di questa sua struttura produttiva dal beneficiare, diciamo, dei frutti della crescita. Ok? Quindi la struttura. Non una generica economia, ma noi, banane, fiori, eccetera, eccetera. Possiamo passare alla slide successiva. Allora, qui ho messo alcune cose che probabilmente, ci torno velocissimamente perché in fondo ve le ho già dette. Quindi lo strutturalismo, a mio modo di vedere, è una pratica più che una politica più che una teoria. Ok, questa gran necessità, tant'è che anche questo diceva giustamente Nicolò all'inizio, tant'è che nel pensiero degli strutturalisti c'è un fortissimo afflato multidisciplinare. Ok, non gli interessava mica fare una nuova teoria economica, no? Gli interessava pigliare il buono, fatemela mettere così, che c'era nel pensiero economico, nel pensiero sociologico, nel pensiero politologico, per cambiare l'America Latina. Questa era proprio l'aspirazione, il progetto strutturalista. Se dobbiamo riferirci all'ispirazione teorica, okay, perché poi è importante anche questa, allora appunto la definirei genericamente eterodossa, e qui metto due grandi nomi, no? Marx e Keynes. Senza dubbio gli strutturalisti erano marxisti e senza dubbio gli strutturalisti erano keynesiani. In che senso? Cerco di chiarirlo. Che cosa prendono gli strutturalisti da questi due giganteschi pensatori? Da Marx presero molto anche il linguaggio. Se voi leggete i testi degli strutturalisti, vi sembra decisamente di più di leggere un marxista che non un keynesiano. Quindi certamente da Marx presero molto anche il linguaggio. Okay? Addirittura in certi pezzi ambiscono a ridefinire l'idea di sfruttamento. Okay? Un progetto piuttosto ambizioso. Bene, comunque sì, a me pare che i punti fondamentali che gli strutturalisti prendono a prestito da Marx e da Keynes siano i seguenti. Primo, il rifiuto categorico dell'individualismo metodologico. Che cos'è l'individualismo metodologico? Se tra chi, forse ve l'ha già detto Marco Passerella o Giovanni Dosi, in ogni caso l'individualismo metodologico, se qui ci sono degli studenti di economia, sicuramente vi dicono che il consumatore massimizza l'utilità sotto un vincolo di bilancio, un'impresa massimizza i profitti sotto un vincolo tecnologico, eccetera, eccetera. No? E la macroeconomia non è altro che la somma di queste decisioni individuali. La categoria analitica fondamentale di tutta l'economia neoclassica è l'individuo. Tant'è che quindi il consumatore che massimizza l'utilità, l'impresa che massimizza il profitto, e poi la macroeconomia altro non è che l'aggregazione di queste decisioni individuali. Ok? Questo è l'individualismo metodologico. Tra l'altro, in questo con estrema onestà, gli autori neoclassici fin dall'inizio usano per popolarizzare le loro idee, usano molto la metafora di Robinson Crusoe, quindi usano la fantasia di Daniel Defoe, okay,
e utilizzano tantissimo il personaggio di Robinson. E cos'è? Robinson è uno nell'isola, è il naufrago, che prima di godere della compagnia di venerdì deve risolvere il problema economico. Cibarsi, vestirsi, riposare, ok? Quindi tutta l'economia neoclassica è raccontabile attraverso la metafora di Robinson. E l'individuo Robinson è l'unità d'analisi fondamentale, ok? Tra l'altro, questa idea dell'individualismo metodologico si sviluppa. Allora, voi sapete forse che l'economia neoclassica nasce nel 1870, ok? Nasce per le opere di tre grandissimi autori, Karl Menger, Leon Varras e Stanley Jevons, ok? Che sono senza dubbi i padri fondatori dell'economia neoclassica. Bene, il capitalismo che questi autori osservano nel 1870 è già un po' diverso da quello che qualche decennio prima aveva visto Marx. Ok? Che cosa vedevano questi? Vedevano che non c'era proprio più il padrone fisicamente riconoscibile, ma alcune società, cominciava a svilupparsi la società anonima, come si chiamava, cioè la SPA. Quindi i capitalisti cominciavano a essere tanti e piccolini. Tu hai un po' di azioni di quell'impresa, sei un po' proprietario dei mezzi di produzione, ma non sei il proprietario dei mezzi di produzione, cattivo e visibile, ok? Non solo, quegli anni lì, 1870, sono anni in cui in Europa c'è una certa, diciamo così, democratizzazione del sistema scolastico. Quindi, dicono questi autori, alla fine, se puoi, cominci a poter andare a scuola, se cominci a poter essere proprietario, allora è l'individuo, attenzione, è l'individuo che sceglie l'economia neoclassica, è l'individuo che sceglie se essere lavoratore o capitalista. E allora l'unità di analisi dell'economia, dicono i padri fondatori neoclassici, deve essere l'individuo, non la classe sociale. La classe sociale di appartenenza è il risultato di una scelta individuale. Ok? Ora, questa idea viene radicalmente rifiutata dagli strutturalisti. E qua dicono, ma voi siete matti. Non, allora, Menger, Varra e Jevons sono grandissimi autori e anche, credo io, persone genuine, oneste, che credevano in quello che diceva. Il punto però è l'utilizzo che si è fatto di questa idea neoclassica del primato dell'individuo. Ok? Se stai in America Latina negli anni 50, dici l'individuo sceglie la classe sociale di appartenenza, ma sei matto. Sei matto. Io ho avuto la fortuna di starci 6-7 anni in America Latina a lavorare, e questa è la cosa più lontana del mondo. Se tu nasci in certi luoghi e in certe condizioni, da quella condizione solo un miracolo ti può tirare fuori. E allora capite che l'unità di analisi non può essere la scelta individuale, ma la classe sociale. E in questo gli strutturalisti sono senza dubbio marxisti, cioè a dire l'unità di analisi è la classe sociale di appartenenza, non l'individuo. Ok? Tra l'altro, si può generalizzare questa osservazione. Se nasci nero in certe parti degli Stati Uniti, sì, magari sei Michael Jordan e diventi, come adesso Michael Jordan, un ricchissimo imprenditore di successo, ti sei
fatto da solo, no? Come si dice. Ma capite che in generale, se nasci nero in certe condizioni, in quelle condizioni rimani. Quindi c'è fortissimamente negli strutturalisti quest'idea di rifiutare l'individualismo metodologico. Non può essere quella una categoria di analisi utile alla comprensione del mondo in cui viviamo. C'è poi negli strutturalisti anche un elemento più strettamente keynesiano, che è il rifiuto della legge di sei. Non mi dilungo molto su questa cosa. Io tra l'altro volevo segnalare, ho mandato ieri a Caterina di Rethinking Economics un mio testo di una trentina di pagine, che è un pezzettino di un che dovrà entrare in un manuale di macroeconomia che sto scrivendo assieme a Gennaro Zezza, un collega di Cassino. E lì ho messo un po' di riflessioni su questa cosa della legge di sei versus principio della domanda effettiva. Quindi se volete distribuirlo, avete voglia di leggerlo, a me fa soltanto piacere, anche se ovviamente non siete obbligati. Qui che cosa mi importa dire dal punto di vista degli strutturalisti? L'idea originaria di Keynes, cosa vuol dire principio della domanda effettiva e non legge di sei? Alla fine vuol dire la seguente cosa, provo a raccontarla in 3 minuti, vediamo se ce la faccio. Se voi credete alla legge di sei, vuol dire che credete all'idea che per investire di più occorra risparmiare di più. Ok? Occorre prima fare sacrifici. Guardate che l'idea di austerità, idea così popolare, ahimè, negli ultimi 20 anni, specialmente nel nostro paese, ok? L'idea di austerità è profondamente radicata in questo convincimento teorico. Nell'idea, io la chiamo l'economia della nonna. Chi di noi non ha una nonna che dice: fa il bravo, non andare a berti tutti in birra, risparmia che poi vedrai, sei meglio, ok? Che è un sanissimo principio di saggezza popolare, ok? Ma trasformare un sanissimo principio di saggezza popolare in una legge economica è rischioso. C'è in questa idea appunto la pretesa che il sacrificio, il risparmio, sia la precondizione per la crescita futura, per l'investimento. Prima ti devi sacrificare. Vedrai che se ti sacrifichi starai meglio in futuro. Vedrai che se facciamo i tagli di bilancio, come l'Italia fa da 26 anni, ok? Questo è per stare meglio. Poi, quando sarà sto futuro non l'ho ancora ben capito. Comunque, questa è fondamentalmente la legge di sei. L'idea di Keynes era, non è assolutamente vero. Se io sono un imprenditore e voglio fare un investimento e non ho i quattrini necessari a fare l'investimento, non ce li ho, ok? Li devo prendere a prestito. E Nicolò, dico Nicolò perché adesso è uno che in banca ha 100.000 euro, ok? E io dico a Nicolò, Nicolò, senti, io che voglio fare l'investimento, prestameli. Tu mi dai 50.000 euro per fare il mio investimento e io ti do in cambio un titolo di credito, un pezzo di carta dove c'è scritto che a scadenza mi impegno a restituire il dovuto. Questo è un titolo di credito. Ok? Bene, che cosa sta succedendo? Quindi tecnicamente l'impresa ha venduto un'obbligazione a una famiglia. Ok? Nell'esempio l'impresa sono io che faccio l'imprenditore e la famiglia è quella di Nicolò. Ok? Cosa è successo? In questo modo l'imprenditore ha i fondi per fare l'investimento. È aumentato il risparmio nell'economia? No. Questo era un punto chiave di Keynes. L'investimento è finanziato dalla ricchezza accumulata. La famiglia di Nicolò
In questo periodo in cui presta il denaro che precedentemente aveva accumulato, non sta facendo alcun sacrificio. Sta modificando la composizione della propria ricchezza. Ha qualche quattrino in meno sul conto bancario, ma ha un titolo in credito, di credito in più. Ok? Non serve il sacrificio, diceva Keynes. Serve rimettere nella circolazione monetaria risorse che dalla circolazione monetaria erano state sottratte, emesse sotto il materasso. Questo è un conto bancario. Keynes lo spiega divinamente. Ok? E questo è un principio. Quindi non raccontatemi che per fare gli investimenti bisogna prima fare il sacrificio. Non raccontatemi che la Cina da 30 anni investe tantissimo perché prima hanno fatto dei sacrifici, che è la legge di sei. No, è il contrario. I cinesi adesso sono in grado di risparmiare perché prima hanno investito. Ok? Dire principio della domanda effettiva versus legge di sei significa esattamente fare questi ragionamenti. Ok? E questo è un altro punto cardine dell'analisi strutturalista, quindi rifiuto dell'individualismo metodologico e l'idea che invece unità di analisi debba essere la classe sociale di appartenenza e rifiuto della legge di sei e invece utilizzo del principio della domanda effettiva. Ok? Ulteriore riferimento fondamentale. Dal punto di vista, diciamo, delle paternità e delle maternità teoriche degli strutturalisti, è appunto l'idea non si può fare teoria economica senza struttura. Ok? Anche qui, cosa vuol dire? Pensate al classico manuale di micro, ma anche al classico manuale, a tanti manuali di macro. Ok? C'è una, non so, l'impresa che vuole massimizzare i profitti deve assumere lavoratori fino al punto in cui il prodotto marginale del lavoro eguaglia il salario. Ok? Pensate a questa affermazione. Cos'è questa? Questa affermazione innanzitutto è priva di struttura. Vale nel 2020 a Pavia, così come vale nel 1710 in Burkina Faso. È senza tempo e senza luogo. È un astrattissimo principio generale. Ok? Poi è un'affermazione ipotetica. Dice: se l'imprenditore vuole massimizzare i profitti, allora deve assumere lavoratori fino al punto in cui il prodotto marginale eguaglia il salario. Ok? Cioè a dire, l'affermazione in questione non dice nulla dell'imprenditore reale. È un'affermazione puramente normativa che non contiene, si dice, alcun elemento euristico. E anche questo per gli strutturalisti è inaccettabile. Dice: ah, voi vi siete fatti questo mondo immaginario, è un mondo immaginario. Ma siete sicuri voi che gli imprenditori massimizzino sempre i profitti? Magari per massimizzare i profitti devi assumere 5 lavoratori, però tu decidi di assumere anche il sesto, perché assumendo il sesto stai facendo un favore a un tuo amico e magari poi tuo figlio, dico la prima cretinata che mi viene in mente, diventa presidente dell'associazione X. Cioè siamo sicuri che il potere, il controllo, potere vuol dire controllo dell'ambiente esterno, no? Non giochi un ruolo nella decisione economica? Io no. Io su questa cosa che vengano massimizzati i profitti, sempre e comunque, non sono mica convinto. E soprattutto ne erano convinti gli strutturalisti. Attenzione, non per stupidissimo giudizio morale, perché massimizzare i profitti è brutto. No, non è vero. Okay? Non è questione che sia brutto, bello. Il punto è che cosa fa davvero l'imprenditore vero. Questa era la preoccupazione degli strutturalisti. Non questo imprenditore immaginario che
che sa calcolare un costo marginale, che conosce la distribuzione di probabilità di tutti gli eventi incerti che si possono dare nel futuro e così via. Okay? No, dice, parliamo del mondo, parliamo delle strutture vere in cui si svolgono i fatti economici. Ritorno qui al libro di Lance Taylor del 1983, ormai è un libro di 40 anni, ma è un libro bellissimo perché costituisce forse il primo tentativo di fare strettamente teoria macroeconomica, includendo tante possibili diverse strutture. Ti fa il modellino per il paese che ha un importante settore petrolifero, il modellino per il paese che ha un importante settore agricolo, il modellino per il paese che ha una montagna di lavoratori informali. Ok? Cioè a dire, va benissimo l'utilizzo di strumenti formali matematici, va benissimo per davvero, ok? Purché non si riferiscano ad un mondo immaginario, che non è né il capitalismo, né il feudalesimo, né lo schiavismo, è una roba che può andare bene per tutto, per il capitalismo, per il feudalesimo, per lo schiavismo e per i modi di produzione di là da venire. Ok? Chiedo se cortesemente passiamo alla slide successiva. Allora, quanto tempo ho ancora, Nicolò, prima di parlare troppo? Beh, facciamo un altro quarto d'ora, 20 minuti. Ok, va bene, va bene. Ok, grazie. Entriamo un pochino più nel merito di questa questione della struttura, visto che si chiamano strutturalisti, no? Non so se qualcuno di voi che fa economia ha già fatto un esame di economia internazionale. Nei manuali di economia internazionale una delle prime cose che viene insegnata è sempre l'idea di vantaggio comparato. L'idea di vantaggio comparato è, prendiamo l'Ecuador e gli Stati Uniti e consideriamo due merci, computer e banane, classici esempi che si fanno nei classici manuali di economia internazionale. Allora, qual è in termini comparati, non in termini assoluti, per questo si chiama vantaggio comparato, no? Comparativamente, dov'è che costa meno produrre le banane? E dov'è che costa meno comparativamente produrre i computer? Beh, produrre le banane costa di meno in Ecuador relativamente alla produzione di computer. E produrre i computer costa meno negli Stati Uniti relativamente alla produzione di banane. Dunque, dice la teoria del vantaggio comparato, il modello ricardiano originale, poi il modello di Heckscher-Ohlin, eccetera, eccetera, dunque fate una bella cosa, specializzatevi. Chi ha un vantaggio comparato nella produzione di banane, l'Ecuador, produca banane. E i computer li importi in cambio di banane dagli Stati Uniti. E viceversa, gli Stati Uniti non si mettano a produrre banane. Loro hanno un vantaggio comparato nella produzione di computer. Le banane le importeranno in cambio di computer dall'Ecuador. Ok? Nel pensiero strutturalista c'è una non radicale ma radicalissima critica di questo punto di vista. Ok? Dicono attenzione, la teoria del vantaggio comparato è la cristallizzazione del pattern commerciale colonialista. Questo è esattamente lo scambio tra la madre patria e la colonia. Ok? Che ha impoverito la colonia, non l'ha fatta sviluppare. E perché l'ha impoverita? Ricordatevi la cosa che vi ho detto prima: se il vostro reddito cresce del 10%, volete più computer e più banane. Questo. Questo elemento di grande realismo. Erano persone estremamente pragmatiche, coi piedi per terra. Questo elemento di grande realismo fa dire agli strutturalisti: guardate che lo sviluppo non significa sfruttare il vantaggio comparato, ma modificare il vantaggio comparato. Ok? Dobbiamo svilupparsi
significa che dobbiamo far sì che non ce l'abbiamo più il vantaggio comparato a produrre le banane, ma che siamo bravi anche noi a fare i computer e i telefonini. Questo è lo sviluppo. Non specializzarsi in ciò che per fortuna, per storia, per destino geografico, per vatte la pesca, per quello che volete voi, sei bravo a fare oggi. Questa è una visione statica del processo economico. Lo sviluppo è per definizione dinamico. Ok? Quindi sviluppo è cambiare la struttura. Secondo elemento importante dal punto di vista di che cos'è struttura per gli strutturalisti. E qui conta tantissimo l'influenza che ebbe su di loro, lo citavo all'inizio, Arthur Lewis. Arthur Lewis, lo dico brevemente, fece un modellino nel 1954, assolutamente illuminante, a mio modo di vedere, in cui dice, attenzione, guardate che la tipica economia in via di sviluppo è un'economia duale, che vuol dire sono due economie in una. Stiamo sul pratico. Cosa voleva dire Lewis? Voleva dire, fatevi un viaggio in qualsiasi paese latinoamericano. Voi andate a dormire in un hotel, ok, non necessariamente di lusso, anche qui spogliamoci dei giudizi morali che non servono mai assolutamente a niente. Andate a dormire in un hotel e quell'hotel lì è un hotel dove ci sono dei lavoratori che hanno un contratto, c'è un padrone che guadagna, o 10 padroni, quello che volete voi, che guadagna dei profitti. Quell'hotel lì è capitalismo in senso stretto, ok? Ci sono salari, ci sono profitti, c'è un contratto di lavoro e così via. Poi uscite, vi fate un giro e trovate all'angolo della strada quello che vi vende le empanadas, ok? Quello che vi vende le empanadas non ha padroni. È povero, tipicamente. Vorrebbe tantissimo diventare un lavoratore in quell'hotel, okay? Ma rimane così, lavoratore, come si dice a volte, informale. Lavora assieme a suo cugino e divide anche l'incasso delle empanadas con suo cugino. Cioè a dire, c'è un criterio di distribuzione del reddito, se ci pensate, che non è assolutamente capitalistico, ok? Non è che paga al cugino il prodotto marginale del lavoro del cugino, no, fanno a metà, se la dividono. Lewis osserva, e con grande ragione, guardate che tipicamente le economie in via di sviluppo sono duali, sono queste due economie in uno, c'è il pezzo capitalistico e il pezzo clamorosamente precapitalistico, a volte chiaramente feudale, a volte, lo sappiamo bene tutti, molto vicino allo schiavismo. Lewis era un personaggio interessantissimo perché, diciamo, utilizza strumenti tecnici neoclassici, ma in testa Marx, fondamentalmente, ok? Il venditore di empanadas per la strada, se leggete Marx lo chiamava l'agente mercantile semplice, per contrapporlo all'agente capitalista. L'agente mercantile semplice non vende la sua forza lavoro. Non ci riesce. Vorrebbe, ma non ci riesce. Ok? Bene, questo elemento per gli strutturalisti è fondamentale. Cioè, guardate che l'America Latina oggi 2020, in tantissimi paesi più della metà della forza lavoro è precapitalistica, ok? Figuratevi negli anni 50 e 60, ok? Allora dicono, come fai a non tenerne conto di questa cosa? Come fai a pensare una politica fiscale, dico la prima scemenza che mi viene in mente, se il 50, 60, 70% della forza lavoro non ha rapporti con lo Stato?
non è che il venditore di empanada paga le tasse. Ok? Questa è l'idea di capitalismo versus precapitalismo, di dualismo. Poi il dualismo si manifesta anche in altri modi. Ci sono settori, qui si prende in prestito un'espressione che era propria di Kaldor, ci sono settori fixed price e settori flex price, ovvero sia settori dove se aumenta la domanda non è che aumentano i prezzi, aumentano le quantità prodotte e vendute, le automobili. Settori invece dove se aumenta la domanda immediatamente aumentano i prezzi, i pomodori, l'insalata. Fateci caso, fate 6 mesi di fila, fate una piccola statistica, andate al supermercato e guardate le variazioni nel corso di 6 mesi del prezzo di pomodori e insalata e le variazioni nel corso di 6 mesi del prezzo delle automobili. Scoprirete che c'è molta maggior variabilità nel prezzo dell'insalata dei pomodori. Ci sono cioè settori, merci fixed price e merci flex price, e dicono gli strutturalisti quanti settori in un modo e quanti nell'altro. Non è la stessa cosa in tutte le economie, ciascuna ha la sua struttura, la sua composizione fra settori fixed price e settori flex price, ok? E la raccomandazione politica che può funzionare da una parte potrebbe non funzionare dall'altra. Insomma, è persistente, ritorna in modo perdurante quest'idea: guardate la struttura, il modellino iper mega astratto che va bene nel 2020 a Pavia e nel 1710 in Burkina Faso, buttatelo via, perché parla di un mondo immaginario. Ma noi vogliamo, sia pur astraendo, sia pur utilizzando gli strumenti propri della teoria, ok? Vogliamo però parlare di un mondo vero. Poi scegliete voi se parlare del Burkina Faso nel 1710 o di Pavia nel 2020. Ma l'idea degli strutturalisti è: dobbiamo fare teoria, va benissimo, ok? Ma avendo a riferimento un mondo vero e non un mondo immaginario. Ultimo elemento strutturale su cui volevo mettere l'attenzione, perché ne davano tantissima gli strutturalisti e ne danno molte i neostrutturalisti, è l'importanza per i paesi della periferia, torniamo ad utilizzare le loro categorie, l'importanza del cosiddetto vincolo esterno. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice e anche molto drammatica, ma diciamo nella sua essenzialità concettuale abbastanza semplice. Vuol dire la seguente cosa: l'Argentina, parliamo dell'Argentina perché Prebisch era argentina, ok? Se l'Argentina per 10 anni di fila fa un deficit commerciale, cioè esporta di meno di quello che importa, ok? Come fai a pagarti le esportazioni, a pagarti le importazioni se non guadagni abbastanza esportando, dal momento che il commercio internazionale non si fa in pesos argentini? Il commercio internazionale si fa in dollari statunitensi, valuta che l'Argentina non stampa, ok? Prebisch faceva il banchiere centrale in Argentina, ok? E queste cose le vedeva, okay? Diceva, se noi per tanti anni andiamo in deficit commerciale, cioè importiamo tanto ed esportiamo poco, a un certo punto non ci abbiamo più dollari. E non è che quelli a cui dobbiamo i soldi accettino i pesos argentini. I pesos argentini sono inconvertibili. Questo pone, diceva Prebisch, un vincolo esterno pazzesco. Ok? Perché quando sei letteralmente con l'acqua alla gola,
ti stanno finendo i dollari per pagarti le importazioni, allora come fai a sistemare le cose? Devi far ridurre l'attività economica, perché, perché riducendo l'attività economica si riducono le importazioni. Devi impoverire la gente, devi ridurre la domanda, perché riducendosi la domanda si riduce anche la domanda di beni importati. Questo è un vincolo esterno pazzesco, ok? Che fa sviluppare agli strutturalisti l'idea di self-reliance, che vuol dire in inglese dobbiamo contare su noi stessi, dobbiamo produrci noi le cose, dobbiamo fare un po' di protezionismo, dobbiamo mettere un po' di dazi doganali in modo tale che invece che importare le biciclette, cosa che poi ci fa sbattere sul vincolo esterno, facciamole noi le biciclette. All'inizio proteggiamo con i dazi doganali i produttori locali, poi quando diventeranno bravi toglieremo i dazi e faremo il libero scambio. Ok? Beh, qui c'è l'idea di politica industriale, di politica commerciale. Lo Stato deve favorire, per esempio, come ho detto adesso, attraverso i dazi doganali, la crescita di industrie nazionali, altro che liberalizzazioni, capito? Questo era molto forte negli strutturalisti. Passiamo magari alla slide successiva. Ecco, che cosa propongo? Un po' di cose che proponevano gli strutturalisti ve le ho dette, adesso ve ne dico altre e poi vi dico chi le ha fatte, se sono state fatte e chi le ha fatte. E poi arrivo subito alla conclusione, un modo di raccontare lo strutturalismo, se fate un esame, il professore vi chiede che cos'è lo strutturalismo, io gli direi, ah, sai che lo strutturalismo è un mix di pratiche, di proposte politiche, di spunti teorici, sviluppatosi in America Latina e applicato in Asia. Io darei dello strutturalismo questa definizione, ok? Perché? E ve lo dico in 5 minuti e poi ho finito. Allora, lo strutturalismo abbiamo detto politiche commerciali e industriali. Vi ho fatto prima l'esempio dei dazi doganali per diversificare la struttura produttiva. Facciamo le biciclette, piantiamola lì con le banane. Ok? Librettino molto interessante pubblicato dall'ex presidente ecuadoriano Rafael Correa. Rafael Correa è stato una delle grandi figure, a mio modo di vedere, in America Latina negli ultimi 15-20 anni. Si chiama proprio, presidente ecuadoriano, Banana Republic. Ok? Non vi sto dicendo delle cretinate, sto dicendo che poi sono nel cuore del dibattito politico. Correa scrisse questo libro e faceva il presidente dell'Ecuador. Ok? Quindi l'idea di rifiutare il vantaggio comparato e invece fare politiche commerciali e industriali. Lo Stato deve orientare la struttura produttiva. Ok? L'idea di fare politiche macroeconomiche anticicliche. Siccome, torno a quello che dicevo prima, crediamo noi strutturalisti al principio della domanda effettiva e non alla legge di segno. Non va bene fare le politiche di austerità. Che cosa sono le politiche di austerità? Le politiche di austerità sono delle politiche procicliche. Grecia, facciamo il caso della Grecia che è proprio di una evidenza palmare, no? Crisi economica balordissima, pesantissima, gigantesca. I greci privati, le famiglie e le imprese non spendono più niente, ok? Che cosa dice la Troica? Governo, taglia le tue spese. Questa si chiama politica prociclica. Una politica prociclica è il governo che fa le stesse cose dei privati. Quando i privati spendono di meno perché sono in crisi e non possono fare altro, anche tu governo devi spendere di meno. E viceversa, politica prociclica. Quando i privati sono felici, allegri, stanno bene, non c'è la crisi e spendono, spendi anche tu governo. Okay.
che è la negazione del principio della domanda effettiva, che alla fine, se dovete riassumere Keynes, cosa diceva Keynes, cosa ha detto della teoria generale? Ha detto che lo Stato deve sempre fare il contrario di quello che fanno i privati. Questo è l'essenza, no, politica di Keynes. E in questo gli strutturalisti erano keynesiani, quindi no a politiche procicliche, sia a politiche anticicliche, dal punto di vista macro. Okay? Altro pezzo forte della loro proposta politica, le riforme agrarie e le imposte patrimoniali. Okay? Qual è qui l'idea? Questa qui è un'idea presa, se mi consentite la bestemmia, in parte da Marx e in parte dai pensatori liberali. Ho detto liberali e non neoliberali. L'idea, Marx diceva, una volta che tu sei capitalista, quindi fai i profitti, poi utilizzi i profitti, se sei un buon capitalista, utilizzi i profitti per fare degli investimenti. Investimenti che ti faranno diventare ancora più ricco e tu allora farai ancora più investimenti, l'accumulazione. No? Ma come fa a cominciare questo processo? Questo processo funziona quando tu hai già fatto dei profitti e quando non li hai ancora fatti, quando non sei ancora capitalista, Marx utilizzava la categoria di accumulazione originaria. Diceva, sai come è cominciato il capitalismo? Come le prime risorse investite quando ancora non avevi fatto i profitti, dove che le hai prese? Le hai rubate. È il colonialismo. Il colonialismo è la forma perfetta, Marx lo dice, dell'accumulazione originaria. Vado a fregarmele a casa da altri le risorse con cui cominciare il processo di accumulazione. La proposta auspicabile, diciamo così, rispetto all'andare a rubarsela a casa da altri, ma no, facciamo che tutti quelli che sono informali, che lavorano nel pre-capitalismo, nel feudalesimo e così via, l'economia duale che vi raccontavo in precedenza, sai dove li vanno, dove li andiamo a prendere questi soldi? Tassiamo i mega ricchi, portiamo via le terre ai mega ricchi. Questa è un'idea, se ci pensate, di accumulazione originaria, di colonialismo all'incontrario, un'idea un po' la Robin Hood. E quest'idea era niente po' di meno che di Luigi Einaudi. Luigi Einaudi fu un grande pensatore liberale, anche presidente della Repubblica in Italia. Okay? Einaudi era fortemente in favore della riforma agraria e dell'imposta patrimoniale proprio per questo. Cioè, facciamo una bella botta e poi dopo si giochi il gioco del mercato. Benissimo. Ma mettiamo tutti in condizioni di giocare il gioco del mercato. Okay? Vi faccio notare che l'America Latina è il paradigma della terra delle guerriglie per la terra. Che Guevara. Ok? Le riforme agrarie è dure che riesce a farli pacificamente. E faccio notare che molti paesi non l'hanno ancora fatta. Il paese nel mondo dove la proprietà della terra è più concentrata in assoluto ancora oggi è la Colombia. In Colombia ci saranno 10 famiglie, io ci ho vissuto per un po' di anni, 10-15 famiglie che hanno il 90-95% delle terre. La Colombia è un paese enorme, è il doppio della Francia, tanto per intenderci. Ok? Infine, tassazione progressiva sul reddito. Ok? Le tasse sul reddito ancora oggi nella gran parte dell'America Latina sono irrilevanti. Ok? La differenza, se lavori là, la differenza fra il lordo e il netto quasi non te ne accorgi. Non c'è la tassazione sul reddito. La tassazione è tutta tassazione indiretta, è l'IVA, ma l'IVA è regressiva, perché la pagano ugualmente il super ricco e il poveraccio. Ok? Quindi questa agenda di proposte, capite, è ambiziosa. Da un lato uno potrebbe dire, beh, ma non è mica la rivoluzione proletaria, è una buona socialdemocrazia. Sì, ma è difficile farla.
ok? Uno di quelli che ci ha provato è Correa in Ecuador, ok? Correa nel periodo della sua presidenza hanno cercato di ammazzarlo due volte. Queste cose qua poi sono complicate da fare nel vivo della storia, no? Chi più di tutti ha fatto queste cose, senza dubbio, è l'Asia, ok? L'Asia, qui concludo, negli ultimi decenni, lo sapete tutti meglio di me, prima il Giappone, poi le cosiddette tigri asiatiche, Sud Corea. Mi piace sempre dare un numero. Nel 1969 la Corea del Sud aveva un reddito pro capite medio che era inferiore alla media del reddito pro capite in America Latina. 1969. Oggi Corea del Sud è un paese OCSE a molto elevato reddito. Okay? In Corea del Sud, materialmente parlando, si vive assai meglio che in Italia, tanto per intenderci. Ok? Quindi, prima il Giappone, poi le tigri asiatiche, come si dice, la prima e la seconda ondata di tigri asiatiche, poi la Cina, un terzo dell'umanità o giù di lì. Ok? E se vedete questa lista di politiche che erano nel cuore della proposta strutturalista, in Asia tante di queste cose le hanno fatte, specialmente il punto 1, le politiche commerciali e industriali, e come se le hanno fatte. Quando avrete voglia e tempo, vi consiglio tanto, tanto, tanto di leggere un libro di un autore inglese che si chiama Robert Wade, scritto WADE, che si chiama Governing the Market, governare il mercato. È un libro più o meno dell'inizio degli anni 90, in cui c'è una dettagliatissima descrizione del boom asiatico. Come hanno fatto questi, che 30 anni fa mangiavano una ciotola di riso al giorno, a diventare una potenza tecnologica pazzesca? Che era il sogno degli strutturalisti. Basta le banane, ok? Era il loro grande sogno. E il loro sogno si è avverato altrove, purtroppo per loro, si è avverato in Asia, ok? Ma certamente l'esperienza asiatica è, da questo punto di vista, un caso di studio per capire meglio che cos'era la proposta strutturalista. Io mi fermerei qui, perché se magari ci sono domande... c'è un po' di tempo. Sì, allora, beh, grazie intanto. Direi di guardare alle domande. Leggo dalla chat, grazie professore, premesso che si tratta di strutture economiche con altre caratteristiche rispetto a quella dei paesi dell'America Latina, sarebbe possibile, mutatis mutandis, estendere le categorie analitiche strutturaliste di dipendenza e forse ancora di più di polarizzazione centro-periferia anche al caso dell'Eurozona? Vogliamo... Ne leggo altre due, poi lascio un momento per rispondere. Ok. Grazie professore, vorrei chiedere se potesse accennare alla differenza tra strutturalismo e le diverse visioni istituzionaliste. E poi un'altra, come ha sostenuto... la critica del vantaggio comparato rifiuta la tesi secondo cui bisogna sfruttare il vantaggio conseguito. Essa pone l'accento sulle modifiche delle strutture esistenti così da ridurre le differenze strutturali tra le economie. Le chiedo, quali sono i fattori che impediscono ai paesi dell'America Latina, per esempio, di modificare sostanzialmente la propria struttura produttiva in modo da irrobustirla? Si tratta solo delle politiche economiche poco lungimiranti non riesco a leggere oltre, ma credo sì, non riesco a leggere oltre purtroppo. Se vuole rispondere, poi ne abbiamo anche un'altra. Va bene. Allora, grazie molte per queste domande, tutte devo dire molto pertinenti e anche molto difficili, quindi annuncio subito che le mie risposte saranno massimamente insoddisfacenti, perché mi avete fatto le domande difficili. Provo lo stesso. Allora,
Che cosa, parto dall'ultima, che cosa impedisce all'America Latina di modificare la struttura dei vantaggi comparati? Perché non si fanno le politiche commerciali, industriali, che ha fatto l'Asia e così via? Direi fondamentalmente per due ragioni. Non certo per mancanza di consapevolezza di l'America Latina è zeppa di grandiosi intellettuali, di gente intelligente, quindi il problema non è che non lo sanno. Sanno benissimo. Il problema è duplice. Da un lato, una delle eredità più tremende dell'ordine neoliberale che ha governato il mondo negli ultimi 40 anni è il World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la quale oggi vieta, e se non obbedisci al divieto paghi delle multe. Okay. La quale oggi vieta di mettere in atto, dice voglio fare un dazio doganale del 15% del 30% sulle biciclette, okay? Che è quello che ha fatto Sud Corea il dazio, la Samsung è diventata la Samsung perché all'inizio, che erano quattro sfigati, ok? All'inizio il governo sudcoreano mise delle potentissime protezioni doganali sugli aggeggi elettronici che il Giappone produceva già ed erano molto migliori, ma i sudcoreani non se le potevano comprare, dovevano comprarsi le schifezze che faceva allora la Samsung. Okay? Poi proteggendola è diventata la Samsung. Bene, se oggi un paese latinoamericano volesse fare quelle cose, incorrerebbe nelle sanzioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo è un G, no, dazi sono vietati, dazi troppo alti, perché il libero scambio, i vantaggi comparati, ok? Quindi il contesto internazionale è più difficile adesso. E questa è una ragione. La seconda ragione, probabilmente ancora più importante, perché cambiare la struttura produttiva, dedicare risorse non più a produrre banane, ho usato le banane evidentemente come metafora, ok? Voglio raccontare al proprietario delle terre, ok? Le oligarchie contano tantissimo. I famosi proprietari, 10 famiglie proprietarie della terra in Colombia, comandano, ok? E cambiare le strutture produttive significa sottrarre privilegi a chi ne ha, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, le politiche economiche non sono mai neutre, no? E quindi c'è un'opposizione interna fortissima di chi trae vantaggio dallo stato delle cose. Questa è l'altra ragione per cui è difficilissimo fare queste politiche, ok? E guardate che non è l'America Latina, riforma agraria, portella della ginestra, questo è, quindi non è solo l'America Latina. Poi la domanda su se le categorie centro-periferia, polarizzazione, divergenza e quant'altro siano meno applicabili all'eurozona, non lo so, diciamo che vi siano divergenze e polarizzazioni è vero dentro l'eurozona, che siano spiegabili con le categorie proprio dello strutturalismo non credo. Nel senso che a mio giudizio, perché mutatis mutandis, diciamo, con le differenze del caso, ma le strutture economiche dei paesi appartenenti all'eurozona sono relativamente omogenee. Si tratta per lo più chi meno, evidentemente, di paesi fondamentalmente avanzati, fondamentalmente industrializzati e così via. Ok? C'è una certa omogeneità, però il problema dell'eurozona è, a mio modo di vedere, che il disegno monetario è stato fatto male, l'euro, ok?
dico due robe sull'euro, per provare a rispondere anche alla domanda che rapporto c'è fra strutturalismo, istituzionalismo e così via. Ora, io non sono un esperto di istituzionalismo, quindi non sono tanto in grado di rispondere a questa domanda. Dico quel che posso dire, quel che riesco a dire. Gli strutturalisti, dopo mi collego all'euro anche, davano un'importanza centrale al discorso del potere, ok? E lo Stato, no? E lo Stato, come sapete bene, basta a leggere un buon manuale di scienza politica, lo Stato si definisce per i tre grandi monopoli. Il monopolio di picchiare, l'uso della violenza, il monopolio di tassare, cioè di imporre pagamenti, piaccia o meno a chi deve effettuare questi pagamenti, e il monopolio di stampare la moneta, di creare la moneta. Okay? Questo è il potere. I tre grandi monopoli, e naturalmente sono connessi fra di loro. Questo gli strutturalisti ce l'avevano in testa chiarissimamente. Io non posso importi un pagamento, la tassazione, se non ti posso anche picchiare. Ok? E tu non puoi effettuare quel pagamento in moneta se non l'ho messa in circolazione io la moneta. Ok? Bene, per quel che so io, non molto dell'istituzionalismo, l'istituzionalismo è un pochino più debole nel discorso sul potere, a mio modo di vedere. Ok? Nel discorso sullo Stato, che invece va fortissimo negli strutturalisti. Ok? Non è tanto già parlare genericamente di istituzioni, no, lo Stato è quelle tre cose lì. Se vogliamo fare le politiche, quelle tre cose lì devono essere ben definite e monopolisticamente gestite dallo Stato. Picchiare, tassare, stampare. Ok? Questo è il potere. E ogni qualvolta uno di questi tre elementi si indebolisce, si indebolisce la possibilità di fare le politiche e vince l'oligarca, vince, si applica la legge del più forte, ok? Perché dico questo? Cosa c'entra questo con l'euro? Perché l'euro ha evidentemente annacquato per la periferia dell'eurozona uno dei tre poteri. Creare la moneta, ok? Perché non lo decide Atene, non lo decide Roma, ma lo decide Francoforte. Lo decide Francoforte, forse un po', ma mica neanche tanto, Parigi. Ok? Lo decide fondamentalmente Berlino, Francoforte perché c'è la BCE. Quindi io credo che un motivo della divergenza che post-2008 si è creata in area euro sia fatto che sia stato disegnato male l'euro, nel senso di avere annacquato uno dei tre poteri per i paesi periferici e corrispondentemente rafforzato questo potere per il paese centrale, per il centro, che è la Germania, no? Quindi in questo senso, ok, va bene utilizzare le categorie centro-periferia, ma le riferirei proprio al tema del potere, del potere monetario. Ecco, probabilmente non tanto ad altre cose, è che dal potere monetario e dal potere tout court discendono tante altre cose. Non so se ho risposto. Ci ho provato, ma erano domande difficili. Beh, grazie. A questo punto leggerai l'ultima domanda che sono riuscito ad avere per intero e chiedono cosa ne pensa della dipendenza, forse complementare a quella della domanda di export, l'originale strutturalista di tipo finanziario, ovvero di paesi della periferia che per svilupparsi, ad esempio importare tecnologia, devono indebitarsi con il centro creando un'ulteriore forma di dipendenza con esso? Creando quindi non solo una fragilità rispetto alla domanda globale, ma anche al ciclo finanziario, può
dovrebbe, è già stata una strada intrapresa dai neostrutturalisti? Allora, sì e no, è stata intrapresa dai neostrutturalisti. Dunque, io penso innanzitutto che, a mio modo di vedere, la dipendenza finanziaria, così come è stata definita nella domanda, e che certamente esiste, è figlia della dipendenza reale, ok? Figlia del fatto che non produci a casa tua i trattori. Di qui la dipendenza finanziaria. L'idea di Raoul Prebisch era esattamente questa. Era, noi dobbiamo fare la diversificazione produttiva perché altrimenti ci finiscono i dollari, a meno che non andiamo a inginocchiarci per averli in prestito. Questa era la sostanza del discorso di Raoul Prebisch, cioè era la nostra dipendenza finanziaria è conseguenza della dipendenza tecnologico-produttiva, mettiamola così. C'era nell'analisi strutturalista un primato del reale sul finanziario. Ok? E io tendo ad essere d'accordo con questa idea, cioè la dipendenza finanziaria, che è un grande problema, è la manifestazione di un problema piuttosto che l'origine del problema. Non credo che sia eliminabile. Tu puoi anche decidere. Vietato prendere a prestiti quattrini dalle banche statunitensi e fai, ammesso che sia implementabile questa misura, ma questo non risolverebbe il problema. Ok? Io la vedo un po' così. Beh, grazie. A voi. Allora io direi che siamo giunti al termine di questo incontro. Ricordo a tutte e tutti che il prossimo seminario sarà sulla scuola marxista il 24 novembre e ad ogni modo tutte le informazioni possono essere trovate sulla pagina Facebook di Rethinking Economics Pisa. Ringrazio ancora il prof Missaglia e tutti quelli che ci hanno seguito. Molte grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.